Proprio in questi giorni, come i titolari di stabilimenti balneari ben sanno, è in discussione nella 10ª Commissione del Senato il disegno di legge sulla concorrenza, che si occupa di moltissimi aspetti, fra cui il riordino delle concessioni demaniali marittime, necessario dopo che a novembre scorso è stata questa forte, eclatante sentenza del Consiglio di Stato che ha anche diversi elementi critici, di cui parleranno anche i legali che interverranno tra poco, ma che di fatto ha al momento annullato la proroga delle concessioni del 2033 e imposto di riassegnarle tramite delle gare pubbliche entro la fine del 2023. Ora, questa sentenza non è la Bibbia, perché poi è anche oggetto di ricorso in Cassazione, quindi si dovrà vedere, però intanto il governo e il Parlamento devono senz'altro intervenire, anche perché il settore aspetta un riordino da ormai molti anni. C'è stata una serie di proroghe che sono state dichiarate illegittime e ora è necessario un nuovo assetto normativo. Il disegno di legge sulla concorrenza va a disciplinare le procedure di evidenza pubblica, però ha ancora degli aspetti che rispetto alla proposta del Consiglio dei Ministri possono essere migliorati, devono essere migliorati, prima di tutto il riconoscimento del valore aziendale e anche definire in qualche modo un tempo più lungo, perché i comuni e le regioni hanno già detto che nel giro di un anno e mezzo non ce la fanno a fare migliaia di gare. Ecco, di tutto questo parleremo nel corso di questa assemblea, e ci sono diversi interventi in programma, oltre ai rappresentanti di Confimprese Demaniali che sono qui al tavolo con me, Mauro Della Valle, il presidente nazionale, e Antonio Cercolo, il vicepresidente nazionale. E ci sono degli interventi politici, saluto il senatore Mario Ripamonti vicepresidente della 10ª Commissione, proprio che sta esaminando il provvedimento, come vi ho detto, insieme all'altro relatore, il senatore Stefano Collina, e che è quindi persona proprio per darci importanti comunicazioni. Poi ci sono anche gli interventi invece del senatore Mario Turco e degli onorevoli Stefano Fassino e Umberto Buratti, che saranno in collegamento streaming, e dell'assessore ligure Marco Scaiola, che è anche il coordinatore del tavolo interregionale sul demanio marittimo, che ha fatto un grande lavoro per quanto riguarda le regioni. E infine prima degli interventi politici ci saranno gli interventi del professor Fabio Fiano, professore associato di economia e gestione delle imprese alla Lincampus University di Roma, che parlerà proprio del tema degli investimenti e del calcolo del valore aziendale dell'impresa balneare, e gli avvocati Luigi Roma e Leonardo Marotti, che sono i consulenti legali di Confimprese Demaniali, che invece parleranno del tema della limitatezza delle risorse, un altro fronte caldo. Io do subito la parola ad Antonio Cercolo, che introduce quindi i lavori. Grazie Alex. Grazie a tutti per l'attenzione, soprattutto per la presenza a uno dei primi incontri che facciamo dopo quasi 2 anni e mezzo di incontri video, che questo ci dà già un attimo di conforto nel vedere le persone dal vivo, che è una cosa attualmente quasi ce l'avamo dimenticato. Quindi faccio di nuovo un grande merito al senatore che ci ha raggiunto con gli impegni che stanno, sappiamo gli impegni che stanno attualmente in quella sezione del Senato, quindi ci auguriamo che il lavoro possa in qualche modo avere uno sviluppo quanto più rapido, e anche che ci dia delle speranze, delle prospettive che al momento stanno in qualche modo ancora in litigio. L'incontro di oggi verte proprio su questa vicenda della concorrenza, di quello che le aziende italiane e le imprese balneari stanno affrontando, nella configurazione nostra nuova. Qui c'è il nostro presidente Guido D'Amico, che ringrazio per la presenza, che insieme con il nostro presidente Paolo Della Valle abbiamo dato grande impulso affinché la nostra categoria potesse essere presente ed essere immediatamente a conoscenza di quelle che sono le azioni che si stanno proponendo
per il nostro settore. Io non mi voglio dilungare perché ci sono molti interventi, quindi si parlerà di quello che è la prospettiva, qui le nostre aziende dovranno in qualche modo adeguarsi, di quelle che possono essere anche delle opportunità di miglioramento. Io non la voglio immaginare come una situazione che ci vada a penalizzare, voglio immaginare invece che questa situazione possa in qualche modo, nel far riconoscere quello che è il valore delle nostre aziende, dargli un riconoscimento e quindi un valore che a tutt'oggi non sembra ancora in molti casi essere ben chiaro. Tenendo presente che le imprese demaniali sono state definite tali, quindi sono state riconosciute da questo paese, quindi dall'Italia, anche se noi abbiamo aziende che le prime imprese che possiamo definire balneari risalgono al 1700, nel 2011 con il codice del turismo per la prima volta è stata individuata l'impresa demaniale come un'impresa economica e quindi è stata riconosciuta a tutti gli effetti come impresa, che voglio dire, fino al 2011 non avevamo ancora questo certificato di nascita, diciamo che siamo abbastanza giovani sotto questo profilo. L'intervento a cui poi lascerò la parola, l'intervento a cui poi lascerò la parola andranno un attimo ad identificare quelle che sono le questioni a cui vengono chieste risposte già da diversi decenni, che consentono di avere questa apertura verso un mercato. Quindi il termine che si sente più ricorrentemente è quello della concorrenza. Allora, sul termine della concorrenza, io penso che gli imprenditori su questo aspetto non abbiano mai avuto problemi, perché di fatto chi svolge un'attività imprenditoriale, la concorrenza è qualcosa che è insita nell'attività, quindi il miglioramento, il cercare di innovare, il cercare di avere un'azienda che possa offrire quanto più servizi possibili, se questo è il termine a cui ci riferiamo, io penso che di grosse preoccupazioni allora non ne dovremmo avere, perché le imprese italiane hanno dato sempre grandissima dimostrazione di adeguamento, soprattutto ai tempi, alle esigenze, a tutto quello che veniva chiesto dal mercato. Ovviamente molte volte questo termine poi viene un attimo, usato a pretesto, perché poi in molte condizioni dovremmo poi, e questo è l'impegno di chi poi andrà a disciplinare, andrà a dare forma a queste nuove forme di disciplina normativa a cui saremo soggetti, dovremmo in qualche modo andare a verificare se poi la parola concorrenza è un termine che viene usato a modo di pretesto per raggiungere degli obiettivi, o se si vuole individuare il termine concorrenza come quella a cui realmente noi siamo sottoposti continuamente. Noi al decreto che è stato presentato dal Consiglio dei Ministri abbiamo fatto 13 osservazioni, anche perché alcune erano veramente di carattere, un documento che non ci è parso molto obiettivo sotto certi aspetti, anche contraddittorio, dove per la preferenza in presenza di più istanze rispetto alla concessione veniva ad esempio stabilito che per la legge sulla la parità di genere dovesse essere preferita una donna anziché un uomo. Dire, io capisco che nell'ambito lavorativo la donna debba avere tutte le garanzie come l'uomo, questo è un fatto scontato, però leggere che una persona che deve decidere di assegnare la concessione deve far prevalere un diritto a una donna nonché a un uomo mi sembra una contraddizione oppure un riferimento non tanto logico. Detto questo, quindi c'è ancora da lavorarci su questo documento e poi avremo notizie più precise di quelle che potrebbero essere la forma che prenderà. Oltre a questo vorrei dire di ampliare anche la visione della concorrenza, perché se poi di concorrenza vogliamo parlare, noi il più volte abbiamo segnalato anche questi elementi, che la concorrenza se deve essere l'opportunità oppure la capacità di un'azienda di potersi promuovere in diversi ambiti territoriali della comunità europea, dovremmo anche capire un attimino quali sono i gravami che ha un'azienda che lavora in Italia rispetto a quella che lavora in un altro paese della comunità europea, perché noi abbiamo delle differenze regionali quindi ancora da risolvere. Ne vengono applicate delle aliquote di addizionale regionale, giusto per dare un criterio a quello che è una disfunzione concorrenziale,
Noi campani abbiamo, ma faccio solo per esempio, la regione Lazio confinante, la quale ha una tassazione del 10% dell'addizionale, in Campania arriviamo al 50%. Cioè questa è una disparità di concorrenza. Cioè, se il testo, il decreto legge deve servire a consentire di avere pari pesi per le aziende, allora voglio dire, siamo ancora ben lontani. Per non parlarvi poi ad esempio della concorrenza nostra rispetto ad aziende estere, dove noi dovremmo verificare un attimo il gravame di tassazione che ha un'impresa italiana. Basta solo questo parametro, ma penso che è qualcosa di unico, ma di unico anche nel contesto italiano, avere l'IVA un 22% su tutto quello che ricava o acquista uno stabilimento balneare, in concorrenza con le attività turistiche italiane tassate all'11%, già questo vi dà l'idea che c'è qualcosa che non consentirebbe di fatto di poter parlare di concorrenza se non ci sta una visione concorrenziale che garantisca poi a tutte le imprese di muoversi e di poter avere parità di opportunità in molti casi. Io non mi voglio dilungare di più, perché su questo tema penso che ci sarà modo di andarlo a verificare anche grazie agli altri interventi. Quindi ripasso la parola ad Alex e vi ringrazio tutti per la disponibilità e per la presenza. Grazie Antonio, tra gli ospiti non ho annunciato, scusa, il presidente nazionale di Confimprese Italia, Guido D'Amico, qui presente, che farà le conclusioni insieme a Mauro Della Valle. E a questo punto quindi inviterei il professor Fabio Fiano come primo intervento, perché i fronti di discussione sono numerosi. Uno di questi è il valore aziendale, il riconoscimento del valore aziendale, proprio il tema di cui ci parlerà il professore. Grazie innanzitutto per avermi invitato. Io diciamo che col microfono non vado un granché, perché avendo un vocione sono abituato a starne a meno, però se vi sto avvisatemi così lo tolgo. Quando iniziai la carriera universitaria facevo lezione nelle aule a Federico II, dove c'erano 400 persone, però molto spesso finivo per fare lezione senza microfono, quindi vi faccio questa premessa perché per esperienza diciamo. Il tema che avete introdotto è molto complesso, infatti già l'architetto Cecoro ha fatto dei richiami agli aspetti fiscali, ad alcuni degli aspetti fiscali, ma ci sarebbe tanto da parlare. Non a caso quando ci siamo incontrati all'inizio del convegno ho detto che un convegno di questo spessore potrebbe durare anche 10 giorni, quindi cercheremo di essere sintetici. A me tocca parlare dell'aspetto che forse è un po' più delicato e che crea qualche insonnia nel mondo balneare, che è quello della valutazione. Sicuramente parlare di valutazione è già di per sé difficile, parlare di valutazione in questo contesto che è poco chiaro lo è ancora di più. Quando provammo a rinnovare le concessioni demaniali, facevamo dei business plan che erano impostati sulla quantificazione degli investimenti che ognuno di voi aveva sostenuto. E io già all'epoca dissi: non possiamo guardare solo gli investimenti, perché in realtà l'azienda non è fatta solo di questo. Oltretutto, gli investimenti che si possono realizzare su un'area demaniale sono sempre, tra virgolette, monchi rispetto a quelli che io faccio magari su un'area che non è demaniale, che è di mia proprietà. Quindi già in quel caso avevamo delle difficoltà e delle peculiarità che erano tutte tipiche di questo settore. Nel caso invece della valutazione dell'azienda, ci troviamo ancora oggi a capire qual è il metodo da usare. Perché? Perché noi dovremmo considerare da un lato gli investimenti che voi avete realizzato e dall'altra parte sicuramente qual è il vostro flusso di reddito storico e quello atteso. Flusso di reddito che oltretutto negli ultimi anni è stato anche condizionato dalla pandemia. Quindi il testo di legge dovrebbe almeno accogliere tutti questi elementi. Poi ci sono i valori immateriali, la reputazione, il legame che voi avete costruito magari in 50, in 100 anni con i clienti e che domani diciamo, verrebbe ad essere beneficio di un subentrante che i vostri clienti non li conoscono nemmeno, magari un subentrante straniero che è un fondo di investimento che mette i soldi sul tavolo e si compra l'attività che voi avete costruito giorno dopo giorno e che è spesso diciamo, anche tra virgolette, la vostra casa
più che la vostra attività. Quindi abbiamo ipotizzato, nelle varie riunioni che abbiamo fatto prima di incontrarci oggi, che il metodo di valutazione più coerente per dare il legittimo valore alla vostra attività è un metodo che appartiene alla categoria dei metodi misti. Che significa? I metodi misti abbracciano sia l'aspetto patrimoniale che quello reddituale, cercando di dare il giusto peso ad entrambi. Perché noi sappiamo che in Italia, sicuramente per problematiche fiscali, i vostri redditi sono sempre, tra virgolette, attenzionati durante l'anno, perché cercate di minimizzare quello che è il carico fiscale di fine anno. E allo stesso tempo gli investimenti invece trovano le limitazioni di cui parlavamo prima. Quindi il metodo sicuramente deve andare a mettere sulla bilancia tutti e due i pesi e poi valorizzare gli immateriali che sono in primis l'avviamento. Avviamento che in alcuni casi potrà giungere ad essere frutto di un lavoro svolto per decenni. E quindi questo sicuramente deve confluire all'interno della valutazione. È ovvio che quando si sceglie un metodo di valutazione noi cerchiamo di riflettere quanto meglio quella che è la realtà del bene che noi valutiamo. Un'azienda balneare, a mio avviso, e avviso condiviso poi dagli altri interlocutori e da buona parte delle persone che incontrerete oggi qua, questo può essere secondo noi la strada maestra. Perché? Per far sì che, seppure un domani qualcuno dovesse andare a beneficiare di quello che ho fatto per molti anni, voi verreste ristorati dell'importo più congruo con quella che è la vostra realtà aziendale. Penso che, diciamo, potremmo anche concludere qua il mio intervento, però se ci sono domande o quesiti, non so se è il caso di rispondere già ora o alla fine, questo gli do all'architetto Cecoro, non so come avete deciso di impostare. Magari le domande le teniamo alla fine. C'è il senatore Mario Turco che aveva chiesto di intervenire subito, che ha un impegno alle 17, che si è riuscito a collegare. Ora, senatore, ci sente? Innanzitutto mi scuso per la mancata presenza a questo importante incontro che avete organizzato su Napoli. Innanzitutto ringrazio il Presidente della Valle per l'invito e per l'organizzazione di questo evento, che ci permette un attimo di fare un attimo il punto della situazione del tema delle concessioni balneari. Ora, detto questo, saluto innanzitutto i colleghi che sono presenti e che sono collegati, e tutte le imprese e gli stakeholders che oggi partecipano a questo importante momento di confronto. Ora, io, diciamo, a nome del Movimento 5 Stelle, noi da tempo stiamo lavorando sul tema delle concessioni balneari. Noi già nell'ambito del governo Uno avevamo concesso sì una proroga al 2033, però la proroga che era stata concessa era una proroga prettamente della tecnica, perché noi sin dal momento della concessione di questa proroga stavamo lavorando comunque per cercare di dare certezza e soluzione al problema delle concessioni balneari e quindi all'applicazione della direttiva europea. Il nostro obiettivo in questi anni è stato quello di cercare di trovare il giusto punto di equilibrio tra una serie di interessi tra loro contrastanti. Questo è stato l'intento che ha mosso il Movimento 5 Stelle in questi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi. Trovare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dello Stato e l'interesse dello Stato a valorizzare il suo patrimonio pubblico e a determinare il giusto canone di concessione sui beni demaniali. L'interesse da parte delle imprese alla continuità aziendale, quindi alla possibilità di poter continuare l'esercizio imprenditoriale sul bene pubblico, però dall'altra parte avevamo anche l'interesse da tutelare di quelle imprese interessate a entrare nel mercato delle concessioni balneari. Altro interesse poi che noi volevamo tutelare era l'interesse dei lavoratori e l'interesse degli utenti, quindi utenti sia consumatori sia
utenti, i cittadini che hanno il diritto di utilizzare i beni pubblici. Ora, detto questo, il percorso quindi che noi abbiamo poi suggerito nell'ambito di questi anni, innanzitutto ha trovato un primo riscontro in una bozza di PCM che nel corso del governo Conte 1 e in parte del governo Conte 2 noi stavamo lavorando di concerto con la Commissione europea per cercare di dare una soluzione alla tematica. Poi la pandemia ha interrotto questa interlocuzione con la Commissione europea. In ultimo, già nel mese di dicembre 2021, in occasione della legge di bilancio, io in prima persona avevo di concerto con il Presidente Conte, che mi stimolava a comunque a fornire una soluzione al problema delle concessioni. A seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato, noi abbiamo fatto un esercizio per cercare di dare soluzione e cercare di trovare un giusto punto di equilibrio tra questi quattro interessi che abbiamo annoverato in precedenza. Quindi sono presentato un emendamento alla legge di bilancio e oggi il percorso che il governo ha deciso di seguire va proprio in quella direzione, ovvero in quella direzione tracciata in quell'emendamento, in quella direzione tracciata nel Movimento 5 Stelle. Ora, detto questo, io non tralascio di commentare i contenuti tecnici del superemendamento governativo, che noi l'abbiamo ritenuto una buona base di partenza, però meritevole di ulteriori miglioramenti. E noi in queste settimane abbiamo presentato, proprio al fine di migliorare ancora di più il testo governativo, abbiamo presentato una serie di emendamenti alla proposta governativa che vanno in quale direzione? Innanzitutto noi partiamo dal presupposto che bisogna completare la mappatura del demanio pubblico. La mappatura va completata con una serie di ulteriori informazioni, perché quelle che ci vengono fornite dal SID sono, diciamo, informazioni di base, ma con i contenuti e l'intento della riforma governativa noi riteniamo che debbano essere quelle informazioni completate con ulteriori indicazioni, anche perché la base di partenza delle soluzioni che il governo e che noi vorremmo raggiungere richiede innanzitutto la definizione e la determinazione se in Italia e nelle diverse regioni italiane la risorsa spiaggia è una risorsa scarsa oppure meno. E quindi questa mappatura serve proprio per andare a definire il livello di scarsità della risorsa e in tal senso noi abbiamo presentato un emendamento che va in questa direzione. Questo è il punto di partenza dell'applicazione o meno della direttiva. Ora, con riferimento poi alle gare, quindi alle gare che sono state, diciamo, paventate nell'emendamento governativo e gare che peraltro sono state anche indicate nella nota sentenza del Consiglio di Stato, noi innanzitutto facciamo una differenza tra le concessioni rilasciate prima dell'introduzione della direttiva con le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore della direttiva. E in tal senso noi abbiamo presentato un emendamento che va a definire gli effetti della direttiva esclusivamente su quelle concessioni che sono state rilasciate in data successiva all'introduzione della direttiva. Quindi in definitiva tutte le concessioni che hanno una data di rilascio antecedente all'introduzione della direttiva seguiranno la scadenza naturale della concessione. Poi abbiamo presentato degli emendamenti legati, diciamo, alla problematica che ci siamo posti di quelle spiagge che sono accessorie rispetto a servizi principali, come ad esempio la spiaggia adiacente all'albergo o la spiaggia
connessa ad un camping e quindi la spiaggia considerata bene accessorio rispetto ai beni, ai servizi principali che possono essere fornite da altre attività economiche. In questo caso noi abbiamo previsto un emendamento che prevede una deroga, un diritto di prelazione su queste spiagge che sono considerate accessorie rispetto ad altri servizi principali. Poi abbiamo affrontato la tematica della continuità delle imprese oggi titolari di concessione. Ora qui noi abbiamo previsto dei criteri di premialità che sono a favore delle imprese concessionarie attualmente titolari, dove in questo caso noi andiamo a prevedere una serie di premialità che sono però legate a dei criteri di virtuosità che le imprese devono poter dimostrare. Innanzitutto la regolarità legata al pagamento dei canoni, la regolarità contributiva, la regolarità fiscale, quindi tutta una serie di prerequisiti che possono concedere alle imprese attualmente concessionarie di poter poi ambire ad avere quel riconoscimento della continuità. Poi abbiamo presentato un ulteriore emendamento legato all'indennizzo. Ora, l'indennizzo è chiaro che nell'ambito dei conti aziendali è una delle tematiche a me più vicine in relazione anche alla mia esperienza professionale. Noi l'abbiamo associato al riconoscimento dell'andamento franchise, quindi indennizzo non legato esclusivamente alla recuperabilità degli ammortamenti finanziari, ma l'indennizzo in economia aziendale equivale è sinonimo di riconoscimento delle perdite economiche, e quindi noi andiamo ad associare l'indennizzo al riconoscimento dell'avviamento commerciale determinato però in funzione dei redditi dichiarati. Quindi di conseguenza andremo a considerare la metodologia reddituale per la vedere. Quindi abbiamo definito quel principio di proporzionalità, così come peraltro era stato anche definito dal Consiglio di Stato. Quindi io vi ringrazio e ascolto poi il seguito dei vostri lavori. Mi scuso della mia assenza, saluto i colleghi e saluto il Presidente. Grazie. Non vi sento, fatemi un cenno. Se state parlando di concessioni balneari, fate un cenno con un pollice, lo avete fatto. Le concessioni balneari. Io non conosco l'argomento, me ne occupo poco, quindi non saprei che dire, posso augurare ai partecipanti un successo di questa iniziativa, all'amico della Valle, a tutti gli altri partecipanti, diciamo di avere serenità nella vita. Ora, a parte le battute, io oramai da qualche anno a questa parte dedico una parte significativa e rilevante del mio tempo alla vicenda dei balneari, che vorrei che avesse un esito positivo per due ragioni. La prima, per la soddisfazione del mondo delle imprese balneari che hanno diritto a vivere tranquilli e non nella coscia. Non mi ripeto le cose che ci raccontiamo da anni, l'incertezza, il futuro, i mutui, la famiglia, l'azienda familiare, poi le pareggiate di governo, le strutture, monta, rimonta, smonta, il TAR, il Consiglio di Stato, l'Europa, la Bolkestein si applica, non si applica, i beni sono servizi, ma poi siamo la Spagna, siamo la Croazia, chi siamo? Insomma, è una sofferenza. Quindi io in primo luogo, ma mi sentite sempre voi, sì? Sì, sì, sì. Sì. Perché no, io non sento voi, però io se mi sentite vado avanti non sarò messo. Quindi dicevo, la prima cosa è vedere conclusa questa vertenza per il vostro futuro, la seconda anche per il mio, perché io vorrei avere amicizia con il mondo balneare, ma devo anche recuperare un po' di tempo, perché io oramai ho il 20-30% del tempo impegnato dai balneari e mi occupo di molte cose. Oggi nel fare la dichiarazione di voto sul decreto dell'Ucraina ho infilato, perché io infilo sempre i balneari in ogni mio intervento parlamentare. Giorni fa ho detto a Draghi, che era in aula, che lui passerà la storia se difenderà le spiagge di Odessa, non se sarà prepotente con le spiagge di Riccione. Oggi non c'era Draghi, ma si votava la fiducia sull'Ucraina e ho ripetuto la vicenda di Odessa, sulla quale c'è poco da ridere perché lì c'è una tragedia vera, come sapete Odessa sta in Ucraina, ma lo sanno tutti, che a un certo punto bisogna tutelare il litorale di Odessa, non vessare, questa volta ho detto i bagnini di Rapallo, così io faccio le citazioni
localizzate, dopo quelli di Riccione e la Palo, la prossima volta non parlerò di altre città perché vado anche a vedere la percentuale elettorale, dove Forza Italia non ha preso voto, e non cito le località. Perché io faccio tutto questo in difesa delle vostre imprese, in cambio di zero voti, perché i voti sono stati scarsissimi, avete votato i partiti che non vi hanno preso, ma qua ognuno può sbagliare. Conclusione del ragionamento, il testo così com'è non va bene nell'articolo dell'emendamento presentato dal governo. Quantomeno chiedere una modifica di quel testo, perché da un lato sarebbe meglio non intervenire affatto, però c'è chi dice l'Europa ha in campo la famosa procedura che comunque cammina, il Consiglio di Stato ha fatto una sentenza cervellotica, quella è una sentenza che ha copiato alcune tesi del mondo ambientalista che gli attribuisce tutte le nefandezze del mondo. Ed allora per aiutarmi o a scappare del tutto o a regolare diversamente, perché il valore d'impresa, gli investimenti, la continuità, la tutela dell'impresa familiare, tutta una serie di specificità, e prima di tutto il famoso monitoraggio, questa risorsa è scarsa o non lo è? È stata più efficace di tutti voi e di tutti noi Barbara Colombelli, se ne fa in televisione, nella sua trasmissione quotidiana, se non ricordo il titolo, quella che vedete forse anche voi su Rete 4 alle 20:30, ci andrò pure domani sera, non mi ricordo il titolo esatto, ha detto una cosa molto bella, dice io vado allo stabilimento, lei va all'ultima spiaggia, Barbara Colombelli, un stabilimento molto citato a cavallo, dice quando entro dallo stabilimento cammino per chilometri e non c'è nessuno stabilimento, ma se c'è uno che sulla spiaggia libera c'è un cane che ti morde o qualcuno che si comporta male, tu dov'è che trovi un po' di protezione o un cerotto o un bicchiere d'acqua? Allo stabilimento balneare. Questa piccola spiegazione sugli spazi che non ovunque ma in molte parti d'Italia ci sono, non attribuiti, non assegnati, dove quindi il nuovo imprenditore balneare può comporre di quegli spazi non attribuiti. Il monitoraggio, che non è chiaro, le regioni hanno fornito dei dati, ma noi insisteremo molto perché si faccia questo monitoraggio, perché se si deve decidere che una risorsa è scarsa, noi dobbiamo sapere che cos'è la risorsa. L'altro giorno il relatore del provvedimento, sono due relatori, Collina, mi diceva sono andato a vedere in una determinata zona, ma in effetti là c'era una struttura di un tipo, un'altra. Nella storia italiana si sono determinate delle situazioni sui litorali che non si possono non considerare. Quelle nefaste vanno combattute o addirittura abbattute, quelle virtuose, le storie di imprese, io ho premiato nel corso della mia vita aziende balneari che compivano 100 anni, soprattutto nelle zone di turismo più tradizionali antico italiano. Quindi noi dobbiamo o togliere dal campo questo argomento, o se deve rimanere in campo, noi chiediamo garanzie su il monitoraggio, l'abbiamo detto in commissione con il relatore e con tutti gli altri, lo diremo al governo, si chiamerà un tavolo di maggioranza a parlarne. E poi sentivo prima negli interventi, ci sono tutta una serie di tutele che sono appunto investimenti fatti, il valore dell'impresa, che non è solo il fatturato, ma sono anche investimenti fatti, problemi degli ammortamenti, i mutui, la specificità dell'azienda familiare e anche la tutela di un unicum italiano. Io quando anni fa ottenni in solitario la estensione delle licenze al 2020 quando c'era Monti, racconto sempre l'episodio, era il 2011, io andai da Monti, c'era ancora il povero Catricalà, oggi non è più tra noi, e gli portai una cartina delle robe e dissi, caro Mario, questa vicenda interessa l'Italia, un'altra parte di Sud Europa, ma in altre parti d'Europa, dove tu vissuti, in Belgio e altrove, alle spiagge non c'era nessuno. Quindi, insomma, noi abbiamo una nostra peculiare situazione storica, turistica, economica. Io quindi mi avvio a concludere dicendovi l'ultima cosa. Dovete aiutarci ad aiutarmi. Io ho chiesto che tutte le associazioni si mettano insieme, noi abbiamo molti appuntamenti, molti convegni, alcuni sono un po' più determinati, altri un po' più moderati, però ci sono tanti appuntamenti. Io quello che vi ho chiesto, fate una campagna, tutti quanti, di simpatia verso il mondo balneare, dicendo che cosa? Chi non è stato sull'altalena di uno stabilimento balneare? Chi non ha conosciuto una fidanzata o un fidanzato su una rotonda sul mare, chi non ricorda un momento familiare, di amicizia o di gioco su una spiaggia italiana, tutti se lo ricordano, tant'è che i film Sapore di mare 20 anni dopo, hanno raccontato questa emozione, questo ricordo. Puntate un po' su questo,
fate dei piccoli spot sui social, se non volete spendere soldi per una campagna. Dobbiamo ridare un'idea positiva, se no voi sarete giudicati come voi, vi giudicano male. Dicono che non pagate, le concessioni abbastanza, che non fate le fatture, eccetera, eccetera. Non è vero, o comunque qualcuno dice ma noi paghiamo quello che ci chiedono, cioè, bisogna alcune cose rivederle. Però dovete fare un'offensiva richiamando gli italiani al valore positivo che il turismo balneare rappresenta nell'esperienza di tutti noi. Chi non ha insegnato a un figlio a nuotare e poi l'ha portato sotto l'ombrellone, insomma è la vita reale. Parlate un po' di questo alla gente, perché vincere questa antipatia, questo pregiudizio aiuterà anche noi che vi difendiamo. Poi andremo avanti, perché io non consento che si calpestino queste realtà. I compromessi, vediamo se sono compromessi accettabili e condivisi dalla categoria, beh, altrimenti non si possono percorrere queste strade. Però certamente io mi auguro che si esca dall'incertezza, così voi sarete più sereni e ci incontreremo per parlare non della sopravvivenza, ma della vita, del futuro, dei programmi, del valore storico e morale delle imprese balneari. Grazie a tutti. Facciamo intervenire l'avvocato Luigi Roma, che invece è più di persona e non ha difficoltà a sentirci, che è appunto interverrà sul tema della limitatezza delle risorse. Posso? Un attimo. Buonasera a tutti di nuovo. E, il compito che mi viene affidato oggi riguarda diciamo, l'illustrazione dei requisiti di limitatezza della risorsa naturale, inteso quale presupposto per l'applicabilità della direttiva Bolkestein in Italia. Comprendo perfettamente che in questa fase del dibattito in commissione e della fase avanzata che il disegno di legge ha in atto potrebbe apparire come pretestuoso, finalizzato soltanto esclusivamente a cercare di buttarla nel caos per prendere tempo rispetto ad un riordino organizzato di quella che è la disciplina in materia di demanio marittimo, ma oggi i balneari devono difendere questo principio, perché oggi l'Europa non ci chiede di applicare la Bolkestein. Perché? Non ce lo chiede se all'Europa si offre una lettura di quelli che sono i principi, i criteri direttivi e i presupposti della stessa applicabilità della Bolkestein vengono analizzati in coerenza con i trattati istitutivi dell'Unione Europea. Noi dobbiamo guardare i trattati istitutivi dell'Unione Europea come dei principi e dei valori costituzionali organizzati in un sistema di fonti originarie e derivate, dove le fonti derivate e in particolare le direttive e anche quelle self-executive sono soltanto, diciamo, una conseguenza di alcuni principi e criteri direttivi. Oggi il sistema delle fonti del diritto comunitario consente di armonizzare il nostro ordinamento con quello sovranazionale attraverso un principio di adattamento automatico che è contenuto all'interno della seconda parte dell'articolo 11 della Costituzione, un sistema quindi di principi e di valori costituzionali che porta a accomunare un po' le vicende che oggi il mondo ci pone all'attenzione, come la guerra in Ucraina, rispetto anche all'applicabilità e alle condizioni di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, perché l'articolo 11 della Costituzione nella prima parte fa riferimento a quelle cessioni di sovranità nazionale e ai principi di ripudio della guerra in grado di assicurare in coerenza una armonizzazione del nostro sistema per portare avanti un principio di giustizia tra le nazioni. E i trattati istitutivi dell'Unione Europea lasciano sul piano dell'autonomia degli Stati membri la disciplina dei beni pubblici, senza differenziare, diciamo, la natura e la tipologia di beni. In particolare l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea afferma testualmente che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri. A questa libertà che è lasciata agli Stati membri di gestire la vicenda dei beni senza distinzione sotto il profilo della natura pubblica o della natura privata, la disciplina del proprio ordinamento nazionale. Questo è un argomento importante perché si ricollega a quanto in precedenza ha esposto il professore Fiano rispetto al riconoscimento del valore commerciale dell'azienda e l'articolo 345 in collegamento con l'articolo 49 e l'articolo 56 rappresentano proprio la fonte giuridica attraverso la quale oggi è possibile affermare che è necessario e sarebbe contrario allo stesso diritto dell'Unione Europea non riconoscere il valore commerciale dell'azienda ai titolari di stabilimenti balneari. Questo avviene soprattutto perché i beni nell'ordinamento euro-unitario sono visti in funzione dello scopo che sono preordinati ad assolvere. Mi spiego meglio. Questo da un lato rappresenta anche un po' le ragioni contrarie per la quale l'Unione Europea ritiene che venga applicata la Bolkestein sul piano del diritto interno, in particolare per andare ad applicare quei principi di imparzialità e di equità che dovrebbero essere perseguiti nel corso di procedure ad evidenza pubblica. Ma è anche vero che l'ordinamento italiano non è che è nuovo anche a principi di competitività e di pubblicità, gli stessi sono contenuti all'interno del codice della navigazione, faccio riferimento agli articoli 36 e 37, che danno, ecco, da questo punto di vista una preordinazione ai beni in funzione dello scopo che sono tenuti a seguire. Quindi l'articolo 12 della direttiva Bolkestein, che è il presupposto sul quale l'Unione Europea ritiene che debba applicarsi anche alle concessioni di beni demaniali marittimi la procedura ad evidenza pubblica, in realtà ritiene che il presupposto imprescindibile per l'applicabilità della Bolkestein sia la limitatezza e quindi la scarsità della risorsa. Il problema qual è? È che proprio dovrebbe potersi applicare la direttiva Bolkestein laddove il governo, attraverso un'attività di mappatura preliminare, lo abbia accettato questo requisito. Perché? Perché da italiani dobbiamo trovare lo strumento attraverso il quale cercare di interpretare correttamente la normativa euro-unionale e in questo modo aggirare quelli che sono i paletti che la stessa Unione Europea pone in essere. Quindi oggi questa categoria non chiede alcun tipo di favoritismo. Ritiene in particolare che ai fini di una corretta applicazione della direttiva Bolkestein in Italia si faccia riferimento alla verifica di questo presupposto, mappatura attraverso una verifica della scarsità della risorsa e attraverso la verifica di una serie di requisiti che la stessa direttiva Bolkestein ha ritenere imprescindibili, e cioè quelli dell'interesse transfrontaliero certo e del valore economico della concessione. La pluralità e anche la peculiarità delle varie aree territoriali costiere italiane impone al legislatore e al governo, al Parlamento, di verificare l'esistenza di questi presupposti. Quindi l'invito che viene alla politica in questo contesto è quello di voler correttamente applicare la direttiva Bolkestein attraverso la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa. Io mi fermo in questa fase, lascerò poi dopo la parola successivamente al collega Lorotti, che si soffermerà sull'interesse trasfrontaliero certo e sui requisiti specifici che presuppongono l'applicazione della direttiva Bolkestein. Stefano Fassina, che è sempre in commissione di... Buonasera. I problemi sono noti e oggi il problema soprattutto uno è l'emendamento che è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri che riguarda le concessioni per gli stabilimenti balneari. I colleghi che mi hanno preceduto sono stati chiari, ribadisco quello che abbiamo già detto a caldo quando il Consiglio dei Ministri ha approvato quell'articolo 2 bis come emendamento al disegno di legge per la concorrenza. Non va bene, ha un'impostazione sbagliata, ha un'impostazione che non tiene conto, voglio insistere su questo, non tiene conto di quelli che sono stati 15 anni di applicazione della direttiva Bolkestein, una direttiva che è stata presentata ed approvata 15 anni fa come direttiva per diciamo, beneficiare, salvaguardare i consumatori, e invece è stata una direttiva che, dove è stata applicata, ha generato conseguenze negative per le piccole imprese e per i relativi lavoratrici e lavoratori. Quindi questo è il primo punto che a mio avviso va tenuto in considerazione. Prima di estendere l'applicazione di una norma va verificato gli effetti che quella norma ha avuto, e quella direttiva ha avuto effetti negativi per una ragione semplice, perché la logica, il meccanismo del bando è un meccanismo che penalizza le imprese, le attività più piccole, perché se tu metti in competizione una multinazionale che magari ha la residenza in un paradiso fiscale, che magari grazie a un'altra direttiva diciamo applica le condizioni di lavoro del paese dal quale proviene e ha la residenza, fai una competizione che è completamente sbagliata rispetto a una piccola impresa che lavora e opera e paga le tasse e i contributi sul territorio. Quindi è il meccanismo di fondo che non va. Chiaro poi che se ci metti degli accorgimenti, delle misure di riduzione di questo svantaggio, puoi fare qualche passo avanti, ma il meccanismo è il meccanismo che non va bene. Noi abbiamo proposto al Senato, io sono la Camera, con i senatori del Corso Uniti per gli Uguali, abbiamo proposto un emendamento che mette al centro gli innovi. I rinnovi condizionati, cioè condizionati al rispetto della legge, al pagamento, diciamo, alla regolarità del pagamento dei canoni, del pagamento delle imposte, del pagamento dei contributi, ma nel momento in cui esiste questa regolarità si rinnova la concessione in essere, non c'è ragione per destabilizzare un'impresa, non tiene alcun vantaggio il consumatore. E anche a proposito dei canoni, come sapete si fa una grande propaganda su questa storia dei canoni, ma se si vogliono aumentare i canoni, ovviamente differenziando, perché non tutte le spiagge sono uguali, ma se si vogliono aumentare i canoni, non c'è bisogno di mettere la concessione a bando. Si aumentano i canoni e si conferma la concessione. Quindi nel nostro schema e con gli emendamenti che abbiamo presentato, noi vorremmo limitare il bando alle nuove concessioni o alle concessioni, diciamo, alle concessioni che non esistono, cioè quelle grandi spiagge che devono ancora essere date in concessione, come veniva ricordato ve ne sono, oppure a concessioni che vengono restituite per qualunque ragione o vengono ritirate, perché chi ha la concessione non è in regola, ma chi è in regola deve avere il rinnovo. Ecco, su questo noi non dobbiamo, a mio avviso, avere tentennamenti, anche perché è una questione di carattere generale, e quello che succede alle concessioni può succedere agli ambulanti, quello che succede alle concessioni può succedere alle licenze dei tassisti, è un meccanismo che colpisce le piccole attività produttive autonome. E avviene, questo è l'altro aspetto a mio avviso allucinante, avviene dopo 2 anni di pandemia che hanno visto soffrire
la stragrandissima maggioranza delle attività economiche, soprattutto quelle più piccole, nonostante i vari sostegni che sono arrivati, e avviene ora con una guerra che avrà conseguenze comunque, comunque verrà a finire, anche se finisse domani, avrà delle conseguenze notevolissime, soprattutto per quel tipo di turismo che, come sapete, veniva sulle spiagge italiane dalla Russia. Allora il governo si deve fermare, deve rivalutare il disegno di legge complessivamente, e l'emendamento 2 bis che riguarda le spiagge lo deve rivalutare alla luce di 15 anni di applicazione della Bolkestein, alla luce della pandemia e alla luce della guerra. E noi dobbiamo fare in modo che si torni indietro, perché non possiamo permetterci ulteriori morti e feriti sul versante economico. Ne abbiamo avuti già molti, e noi siamo un paese di piccole attività produttive di qualità, che quelle sì danno supporto e danno qualità ai consumatori. Quindi da parte nostra la battaglia la faremo, sarà difficile, chiudo e vi confesso, sarà difficile, perché bisogna mettersi contro il governo. Tutti quelli che avete sentito finora fanno parte della maggioranza, quindi è importante la vostra mobilitazione, tanto più importante se è unitaria, unitaria tra di voi e unitaria con altre categorie interessate. Bisogna creare un fronte ampio che renda evidente l'insostenibilità di quel meccanismo per voi e per tante altre piccole realtà produttive di altri settori che sono già in condizioni difficilissime. Vi ringrazio e spero di potervi incontrare. Ringrazio il senatore Paolo Ripamonti, che è qui di persona, quindi non avremo queste esperienze. Ecco, come abbiamo detto prima, il vicepresidente della 10ª commissione del Senato, che sta esaminando gli emendamenti, i disegni di legge sulla concorrenza, sono oltre 250 su 1100, quelli solo che riguardano le concessioni balneari. Sì, grazie. Io mi prendo proprio 5 secondi per introdurre il senatore Mario Ripamonti con un ringraziamento particolare, perché abbiamo, insieme all'avvocato Roma, insieme all'avvocato Marotti, partecipato anche al gruppo dei senatori della Lega, che ha avuto da parte nostra un plauso anche nel metodo di lavoro, perché ha raggruppato una serie di imprese, una serie di associazioni che rappresentano delle imprese, perché la Lega in questo contesto, così come già aveva fatto Gianmarco Centinaio con un percorso che ai noi si è interrotto, ma non certo per noi, perché poi il Conte 1, il Conte 2, il Conte 3, insomma tutti i governi che ci sono stati non hanno portato poi, o meglio alcuni hanno anche ostacolato quel percorso che si era scritto nella 145, e oggi siamo arrivati allo stato delle cose. Però devo ringraziarlo innanzitutto per la presenza, mi scuso se abbiamo dato la parola dopo gli interventi anche in remoto per gli impegni, ecco, invece il senatore Ripamonti ha voluto essere presente nonostante, diciamo, non da meno, insomma, ci sono degli impegni che in questo momento il governo, l'ha ricordato qualcuno, è tenuto a prendere. Quindi ti passo subito la parola e ti ringrazio davvero di cuore della tua presenza. Allora, grazie Mauro, grazie a voi per l'invito. Ovviamente nel momento in cui si può venire di presenza, dopo il manimento, bisogna farlo. Bisogna cercare di farlo, perché è più facile, perché è più empatico, secondo me, e perché è soprattutto più diretto. E se dovete dare degli schiaffi, beh, ci sono qua, e quindi non avete problemi a farlo. Anche gli applausi. Anche gli applausi, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Cioè. Allora, io ho sentito un po' di cose, giustamente, dando la precedenza a quello che era collegato, perché fosse giusto così, mi fa anche piacere, perché poi il ruolo che in questo momento io ho all'interno, diciamo, di tutto questo pandemonio che è scoppiato, rispettivamente non solo i balneari, ma il disegno di legge della concorrenza, che è un disegno di legge, ricordo, non è un decreto, quindi ha un percorso più meno rapido, diciamo, no? Ho il ruolo di relatore, o meglio, di correlatore, insieme al collega Stefano Collina, che è del Partito Democratico. Quindi il ruolo di relatore è un ruolo un po' terzo, fase in cui stiamo vivendo. È un po' un ruolo che insieme al governo cercherà di trovare un equilibrio su quelli che sono i 32 articoli di disegno di legge della concorrenza, vi credo, credetemi, rappresentano tutto
lo scibile umano possibile. Poi per non farci mancare niente ci abbiamo anche messo i balneari, che nulla hanno a che fare con il PNRR, perché poi il disegno di legge è diciamo un allegato della legge di bilancio vincolante per ottenere 20 miliardi del PNRR, e quindi da approvare entro il 31 dicembre, che qui ci mancherebbe cosa che succederà. Facendo una piccola cronistoria, mi consentirete anche di fare un pochino di campanilismo politico, visto che Gaspari è esperto, ma adesso non mi sento, viene benissimo. Il disegno di legge nasceva con all'interno i balneari. Devo dire che i nostri ministri poi hanno fatto in modo, attraverso Matteo Salvini, che questa cosa non accadesse, e quindi è stato partorito solo con una cosa interessante, che era l'articolo 2 che riguardava la mappatura. E questo era una roba, direbbe mio figlio che ha 17 anni, una roba figa. Una roba che era funzionale a tutto il ragionamento. Poi, se mi chiedete cosa è successo, onestamente non lo so. È però una tempesta perfetta, perché chi ha firmato l'emendamento è Massimo Garavaglia, che ovviamente, insomma, se Matteo Salvini è tuo papà, lui è uno zio, voglio dire. E quindi questo ha in qualche modo creato un po' di malumore all'interno anche di una categoria che ci ha, devo dire, sempre sostenuto, spero che non smetterà di farlo, magari alla fine del percorso. L'emendamento però è passato in maggioranza assoluta, nel senso che tutti l'hanno votato, per cui nessuno ha fatto un'astensione e quant'altro. So che c'è stato un negoziato per far uscire l'emendamento in modo diverso, è uscito così. E non piace. Non piace a nessuno. Soprattutto lo piace a noi, perché in qualche modo siamo i padri della 145. Io sono onorato e orgoglioso di essere stato il secondo firmatario dell'emendamento della 145, ma non perché non volessi essere il primo, ma perché era più giusto fare in modo che fosse più forte con la firma del capogruppo. Io sono entrato nel primo giorno in Parlamento con una cravatta e ho scritto una Bolkestein. Quindi, tanto per essere chiari, per sapere da che parte sto, mi sembra abbastanza evidente. La 145 era una roba, sempre per dirla con mio figlio, figa, perché nessuno può contestare il fatto acclamato che l'Europa non l'ha impugnata. La 145 non ha stata impugnata dall'Europa, cioè quindi tutti coloro che pongono questione sulla 145 dicono una cosa non vera. Il grande lavoro di Gianmarco Centinaio, di Marco Penna, di Silvia Giacopetti, di Cristina Pozzi, che sono il legislativo e la consulente dell'epoca di Gianmarco, hanno fatto un grandissimo lavoro con l'Europa. E cosa hanno detto l'Europa? Guarda, noi facciamo questa cosa qui, consentiamo 15 anni alle nostre imprese, che non era una proroga, era un percorso di 15 anni, che dava una prospettiva di vita alle nostre imprese balneari, dava la possibilità di fare investimenti. Io ricordo che il giorno dopo che questa cosa fu approvata, in una notte lunghissima alla vigilia di Natale, partì tutto il mercato e l'indotto del balneare, cioè quindi gli ombrelloni, le sdraio, e si cominciava di nuovo a rimettere in moto un meccanismo. Non vi sto a dire quanti decreti attuativi non vedono la luce e così quante leggi non vedono la fine. Purtroppo la 145 è una di quelle, perché la 145 prevedeva tutta una serie di adempimenti legati, si chiamano decreti attuativi, che portassero a compimento il percorso della 145. Cosa sarebbe successo nel 2034? Probabilmente un'evidenza pubblica, probabilmente, ma arrivandoci bene, molto bene, perché le imprese avrebbero avuto tutta una serie di... voi intanto mi chiamate e mi dite paletti, no? Ecco, sarebbero state una serie di paletti che avrebbero, secondo me, premiato chi è capace a fare quel mestiere lì. Perché oggi, se tu oggi, perché come è scritto l'emendamento, oggi se fai parte del meccanismo, diciamo, degli appalti pubblici, puoi prenderti la spiaggia. Quindi se hai messo asfalto fino a ieri, puoi andare a fare... perdonatemi il termine bagnino, ma sono amico di tanti di voi.
soprattutto nella mia zona, io abito sulla spiaggia. Sapete che vita farò in questi giorni, quindi. Quindi c'era questo percorso qui. E io un giorno, e lo dico, ci sono registrazioni, più di una volta devo dire, al ministro Franceschini, che è venuto dopo Gianmarco Centinaio. Noi abbiamo fatto un giorno di lutto, c'è cioè un giorno di lutto leghista su questa cosa. Ho chiesto di dare attuazione a questa cosa qua. Ho detto, guardi che le nostre imprese balneari stanno aspettando solo quello, guardi che prima o poi ci vengono a prendere. Io un giorno gli ho detto, lei non mi rappresenta, ed è il peggior ministro del turismo che abbia mai visto. Io ho preso un tomo dove abbiamo una legge quadro sul turismo che abbiamo presentato, comprendeva anche voi, e ho fatto questo gesto, lui che ha fatto una via, me lo tira. No, io l'ho portato e ho detto, se volete imparare qualcosa, legga. Quindi la morte della 145 ha un nome e cognome, che non c'entra niente col Partito Democratico che oggi sta cercando di lavorare con noi su questa roba qua, perché Stefano Bonino è una persona per bene, ed è un grande amico, e soprattutto una persona pragmatica, poi che venga anche da una terra come l'Emilia Romagna, dove anche lì, semmai lo ungono, questo non aiuta, lo aiuta, diciamo, a avere una visione diversa. Ma quella fu il vero problema. E allora, come succede spesso, ogni qualvolta la politica non fa, arriva la magistratura e ti dice cosa devi fare. Come te lo dice? Te lo dice dal suo punto di vista. Mi assumo la responsabilità, ancora l'immunità fino al 2023, me lo dico. Poi se mi portatemi qualche cosa, mai. A volte lo fa in modo politico. E fa una scelta perché gli state sulle palle, questa è la verità. E quindi dice, in contraddizione con se stessa, l'evidenza va fatta, però ti do tempo fino al 2023, certo, le dai due l'una. Se il percorso che sta facendo la 145 non va bene, perché mi dai tempo per andare all'evidenza? C'è una contraddizione. Credo questo sia un atto belligerante, molto belligerante nei confronti della categoria, in un momento in cui c'era il Covid, e se vogliamo fare l'impresa perfetta, dopo il Covid è arrivata la guerra, ci manca un meteorite, qualcosa che estingue il genere umano, abbiamo risolto il problema. Per cui questo è il dato che è servito al governo per fare quell'elemento. Usato, servito, cioè, scegliete voi come, in questo momento è abbastanza rilevante, tant'è che c'è. E allora bisogna affrontare il problema, forse una volta per tutte. E lo si affronta come? Io non sono qui a dirvi cosa faremo, perché se me lo dico da solo già faccio fatica a pensare che rimanga tra me e me. Se lo dico in due, e sicuramente va a figurarsi se lo dico in una platea. Però quello che voglio che voi sappiate e che abbiate contezza, che da una parte c'è la propaganda, da un'altra parte c'è la realtà. A volte la storia ti porta a fare un po' di propaganda, a volte un po' di realtà, ma oggi, se sei in questo governo, devi lavorare con la realtà. E la realtà dice che c'è un emendamento che non piace e quindi va rivisto. Cosa farà, e sarei stato molto interessato a sentire Maria Stella Gemini su questo argomento, perché poi alla fine l'interruzione è fare col governo. Come ci può arrivare dal governo? In tanti modi. Mario Turco, io sono Paolo e lui Mario. Mario Turco dice, abbiamo fatto tutta una serie di emendamenti. Bravo, perfetto, benissimo. E poi? Io dico, proviamo a fare in modo, a differenza, e qui prendete, la tenete, come io mi tengo tante cose, a differenza delle associazioni di categoria che non hanno una voce sola, questa maggioranza, fatto salvo alcun distinguo, deve andare al tavolo del governo con una voce sola, che è quella della salvaguardia delle nostre imprese balneari, senza se e senza ma. Se ci arriva
ma io vorrei un po' di più sulla questione, diciamo, del valore aziendale, io vorrei un po' di più sulla questione del legittimo affidamento, io vorrei un po'... ecco, se si va lì, diamo spazio a quella parte di governo che non è quella di Massimo Garavaglia, che non è quella di Giancarlo Giorgetti, che non è quella di Erika Stefani, lì mi prendo un pochino di merito, lo spazio per fare le cose fatte male. Allora, io credo che i partiti di maggiore responsabilità, Lega, PD, Forza Italia, e ci metto anche il Movimento 5 Stelle, perché Mario Turco si dimentica che quella legge l'hanno votata anche loro, o meglio, lo ricorda, ma avrebbero fatto tutto. Bastava andare a Franceschini e tirargli le orecchie, tanto per essere chiari, perché poi io mi prendo le mie responsabilità, loro si prendono per loro. Si può fare un buon lavoro. Si può venire via dall'evidenza pubblica? Credo di no, credo di no. Si può andare in evidenza pubblica con dei criteri che salvaguardano le nostre imprese, soprattutto quelle che hanno fatto gli investimenti, soprattutto quelle che sono state bravi, soprattutto quelle che sanno fare questo mestiere? Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è tutto il tema dell'idroelettrico che viaggia su questo meccanismo, è un asse strategico per il nostro paese, andrà a gara, ma andrà a gara con un criterio, ok? Che è quello della salvaguardia del nostro bene primario, soprattutto in questo momento, che si chiama energia. Senza entrare nel merito degli emendamenti della Lega, però è evidente che qualcosina è giusto che io vi dica, noi abbiamo inserito, abbiamo detto al governo, devi verificare l'opportunità di mettere la Golden Power sulle nostre coste. Perché è un bene strategico, eh? Semmai in questo momento, perché in Versilia i russi si sono comprati le spiagge. Poi, io ce l'ho con la Russia, ce l'ho con la Russia. Vengono i cinesi, vengono gli arabi, cioè vogliamo veramente prendere le nostre coste che siamo, che la nostra peculiarità e darla agli altri. No. Allora, c'è una cosa che si chiama Golden Power, il governo valuti, perché possono farlo, ci devono mettere comunque la testa. E poi c'è una cosa fondamentale, che era l'unica cosa buona di quel disegno di legge su cui guardavi i balneari, che era la mappatura. E su poi ci sarà Marco Scaiola, era quello che dirà. Non c'era Scaiola? No, ma non c'era anche lui. Le regioni hanno presentato una mappatura. Io non so se l'avete letta la mappatura delle regioni. Vi dico che quello che hanno presentato le regioni è qualcosa che possa in modo lontano stabilire che la risorsa non è scarsa. Perché tutto qua, il gioco sta lì, sulla risorsa scarsa. Perché l'applicazione del Bolkestein, poi la fai sempre o non la fai mai? Se la fai sempre ti ciucci anche l'articolo 12, che dice vai in evidenza nel qualora la risorsa è scarsa. Va bene? No, io accetto di andare in evidenza, ma ci vado se la risorsa è scarsa. Allora cominciamo a dire che facciamo bene la mappatura, che non riguarda solo la parte marittima, ma riguarda anche la parte laghi e fiumi. Cominciamo a verificare questa cosa qua. E cominciamo a farlo da quando? Da quando il Consiglio di Stato ci ha detto dovete fare le gare, non c'è problema. Anzi, ci dice che non sono pronti a fare gare, per cui non è la politica che decide di fare una proroga perché il balneare della campagna mi sta più simpatico, no, è l'ANCI che dice non metteteci in questa condizione qua perché noi faremo solo esclusivamente dei danni contenziosi e quant'altro. Quindi andiamo a vedere come si fa la mappatura e chi la deve fare? Non la possono fare le regioni, La deve fare il SID. La Corte dei Conti dice il SID non è in grado di fare niente, non ha nessuna condizione, cioè non ha gli strumenti per definire questa cosa qua. Perfetto, io non mi vanterei se fossi le regioni e dire abbiamo la mappatura, meno, anche lì mio figlio direbbe meno, potenza. Meno, facciamo le cose fatte bene, perché stavolta non si può più sbagliare, ci fanno un mazzo così diversamente. Quindi io dico andiamo a verificare la risorsa scarsa, la fai col SID e il SID metti in condizione il SID di farla. Laghi e fiumi. Una volta che hai fatto questo, verifichi se... Grazie. Come posso aiutare? Siri, che... ho detto SID, se ti usa male. E vai a verificare se la risorsa è scarsa. Perfetto, la risorsa non è scarsa. Allora noi vogliamo, però comunque noi vogliamo ottemperare la concorrenza, perché siamo più bravi degli altri. Andiamo a vedere dove possiamo inserire concorrenza a tutti voi. Perché, cioè, non è che la concorrenza si fa solo se voi rinunciate e ci viene un altro dopo di voi, La concorrenza sta anche che quello vicino a me apre,
e apre quell'altro, e apre quell'altro e quant'altro. Quindi cominciamo a ragionare su questo aspetto qua. Quando abbiamo finito di fare tutto questo percorso, staremo verificando se la risorsa è scarsa. Qualora la risorsa non è scarsa, cosa fate a capo? Allora, o rifate la Bolkestein e dice che la risorsa, anche se la risorsa non è scarsa, comunque, allora, vabbè, vale tutto. Però se così è, questo è un fatto. E comunque non ci fermiamo, andiamo avanti. Perché comunque la riforma dei canoni va fatta, perché comunque bisogna verificare il valore aziendale, perché poi alla fine magari ci sarà un giorno in cui giustamente lo Stato, come diceva Mario Turco, deve rivendicare comunque monetizzare una risorsa importante, che poi è una risorsa importante perché l'avete valorizzata voi, perché sennò era una sabbia dove ci facevano i castelli i bambini. Cioè, detto questo, andiamo a dare un valore a quell'azienda lì. Come stabiliamo questo valore? Ci metteremo fiori di meravigliosi tecnici che decidono come fare. L'avviamento. I miei genitori hanno sempre avuto un bar. Quando hanno venduto l'avviamento. Non è che hanno venduto, cioè, perché era un bar che lavorava, chi l'ha comprato ha detto comincio con gente che mi viene dentro. Ecco, quindi cominciamo sull'avviamento. E da lì andiamo avanti. Legittimo affidamento, equo indennizzo. E poi c'è un termine che si chiama project finance, che è uno dei modi con cui si possono fare le evidenze pubbliche. Che cosa vuol dire? Che l'uscente presenta un progetto di investimento, anche investimenti pregressi. Io suggerì, e qui me ne faccio una colpa perché avrei dovuto essere molto più convincente, io suggerì alle mie spiagge della provincia di Savona, che è la provincia con più spiagge di tutti, di tutta la Liguria, di consorziarsi dal punto di vista giuridico, perché i nostri bagnini hanno sempre aiutato i comuni con i rifacimenti, con la difesa della rinire, hanno sempre fatto un sacco di cose, ma non c'è certificazione di questa roba qua. Attraverso un consorzio giuridico, questa cosa qua la fa il consorzio giuridico ed è tangibile, certificato che c'è assolutamente una qualche cosa, la tutela ambientale da parte dell'impresa balneare nei confronti del territorio italiano. Quindi, detto tutto questo, manca l'oste, che è il governo. E qui torniamo a un passo prima. Se le forze politiche, soprattutto quelle che hanno sempre difeso i balneari, Lega e Forza Italia, e devo dire anche Fratelli d'Italia, anche se adesso fa una posizione, diciamo, di raccolta fondi, come si dice, raccolta voti, e il Partito Democratico, e Stefano Collina è persona che non è distante dalla realtà, vanno dal governo e danno una posizione pragmatica dove non penalizza nessuno, dove si rispettano le norme, si rispettano le regole, e il governo ci dice no, abbiamo un problema. No? Cioè loro ci devono dire no dal punto di vista politico, non dal punto di vista tecnico, perché se ti dicono no dal punto di vista politico, allora poniamo il problema politico. Se cade un governo non per la guerra, non per il Covid, non per questo, ma per i balneari, probabilmente è un governo che deve andarsene, perché sennò che si sta a fare, si cade per i balneari, soprattutto se la proposta che arriva dal Parlamento è una proposta di buon senso. Perché se fosse una proposta no le aste, viva tutti, a lei, tutti via, allora diventa una proposta ideologica, ci piace tantissimo, ma è una proposta ideologica. Se invece la proposta è pragmatica, costruita bene, fatta dai nostri legislativi, e devo dire che se ci mettono a lavorare Marco Pena, la Silvia Giacopetti, la Cristina Pozzi, partorisce di certo una cosa fatta bene, insieme agli altri legislativi. Poi se qualcuno si può smarcare da questa posizione, avrà un nome e un cognome al quale chiedere conto. Oggi la posizione della Lega è chiarissima, c'è un emendamento che è il 2.0.1000/13 che vi invito ad andare a vedere, che è molto esplicativo. Credo non sarà quello che porteremo a casa, perché la posizione della Lega mi guai dare che sia la Lega a portare a casa un risultato, ma ci siamo resi disponibili a non farlo nostro, ma farlo di tutti, anche di migliorarlo, perché sicuramente sarà di migliorarlo,
per esempio sulla questione di come arrivare al lavoro aziendale, il Partito Democratico ha un'idea in testa che ha un senso, ok? Perché poi calcolarlo non è facile, cioè, dobbiamo arrivare lì con una proposta che sia blindata dal punto di vista tecnico, perché poi dal punto di vista politico ce la giochiamo. Questo è in buona sostanza, ho detto che il relatore è terzo, forse sono stato un po' così terzo, però è una materia che mi sta molto a cuore. Ho decine e decine di amici di scuola, di parenti, no, parenti in realtà no, però quasi parenti perché sono figli, comunque, che fanno questo mestiere qui, al quale con la 145 credevamo di aver risolto il problema e che i decreti attivi non fatti non hanno risolto. Noi cercheremo in qualche modo, anzi con tutti i modi possibili, di fare in modo che questa cosa venga finalmente messa alla parola fine. E in tutto questo, devo dire con grande soddisfazione, Matteo Salvini è allineato e coperto, cioè è colui che in questo momento ci mette la mano sopra e dire andate ragazzi che vi do la copertura. Grazie. Grazie. Grazie senatore Paolo Tomonti. Un altro tema della Polis è quello dell'interesse trasfrontaliero, certo. Sì. Buonasera a tutti e un doveroso ringraziamento agli organizzatori, all'architetto Antonio Cecolo, al presidente Mauro della Valle, ad Alex, quindi a Mondo Balneare, all'Associazione Rimaniale di Campania, alla Federazione Imprese Rimaniali. Il mio intervento verterà sull'interesse trasfrontaliero, certo. Cos'è l'interesse trasfrontaliero certo? È l'interesse che potenzialmente potrebbe avere un operatore economico non italiano a partecipare ad una procedura selettiva in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire se un comune, una regione, un ente pubblico fa un appalto di un determinato valore, sopra un determinato valore bisogna fare questo appalto comunitario, quindi tutti i soggetti di tutti gli stati che fanno parte della comunità europea possono partecipare. Sotto invece questa soglia predeterminata non c'è bisogno di fare questo appalto comunitario. Questo perché è importante per le concessioni demaniali? E ce lo dice la Corte di Giustizia con la sentenza Roma Impresa. Nella sentenza Roma Impresa la Corte di Giustizia ha chiarito che la questione dell'interesse trasfrontaliero certo è preliminare. E l'ha chiarito in un modo molto chiaro, perché? Perché nella sentenza Pro Impresa i giudici nazionali hanno effettuato il rinvio pregiudiziale in due occasioni. Nella prima occasione il giudice nazionale ha indicato che in quella determinata area vi è scarsità della risorsa naturale e quello specifico bene demaniale presenta un interesse trasfrontaliero certo. Invece nell'altro giudizio il giudice nazionale non ha fatto questa distinzione, quindi la Corte di Giustizia ha testualmente citato: il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi necessari per consentire alla Corte di ritenere che esista un interesse trasfrontaliero certo e quindi la causa è inammissibile e non ha potuto sul punto esprimersi. Quindi tutto questo a cosa serve per i balneari? La riforma di cui tanto si parla, se non prevede dei limiti, dei parametri per indicare quando si è in presenza di un interesse trasfrontaliero certo, comporta che tutte le concessioni balneari, quindi anche una piccola concessione di pochi metri quadrati, di 10 ombrelloni, ad esempio in Basilicata, non certo una regione ad alta vocazione turistica, dovrebbe andare a bando. E perché è fondamentale inserirla? Perché in questo modo si salvaguardano un numero anche probabilmente molto importante di concessionari che escludono l'evidenza pubblica e possono proseguire la propria attività, è come se ci fosse una sorta di diritto di insistenza che prosegue per queste concessioni. E la sorpresa è stata la bilanza plenaria, che con le famosissime sentenze 17 e 18 del 2021 ha indicato che in tutta la nazione vi sarebbe, oltre che la scarsità di risorse naturali, tutte le concessioni demaniali presenterebbero un interesse trasfrontaliero certo. Questo ovviamente va addirittura a cozzare con quanto ha stabilito la Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia, noi stiamo qui ora a parlare di riforma appunto per la sentenza Roma Impresa della Corte di Giustizia. E allora mi chiedo, com'è possibile che se si parte dall'Unione Europea, dal diritto dell'Unione Europea e quindi dalle sentenze della Corte di Giustizia, noi per andare avanti con questa riforma
per buttare a terra la legge 145, dobbiamo in ogni modo affermare che non c'è, che c'è sempre interesse da sfruttare, certo. E questa è una problematica importantissima che sia si è vista nelle sentenze dell'onza penale, che con grande stupore si è vista anche nella prima bozza della legge delega riguardante appunto i balneari. Perché non si è parlato nella legge delega quando si è in presenza di scarsità di risorse naturali e quando si è in presenza di interesse da spontaneo certo? È solo così che possiamo capire quali concessioni devono andare a bando e quali concessioni non devono andare a bando. Ed è solo così, solo facendo un testo coordinato che prende gli insegnamenti della Corte di Giustizia, soltanto in questo modo possiamo avere una legislazione coerente che non vada ad incidere con il diritto dell'unitario, che comunque ovviamente deve essere recepito da ogni Stato membro, ma comunque non vada al di là, come sembrerebbe voler andare il Consiglio di Stato e come sembrerebbe voler andare il Governo con la prima bozza della legge delega. Quindi, e anche qui la Corte di Giustizia ci insegna, quali sono gli elementi per capire quando si è in presenza di interesse da sfruttare lo certo? Sono due. Uno è il valore economico dell'impresa, è facile capirlo, vale a dire se un'impresa vale molto deve andare a bando comunitario, dico bando comunitario sarebbe procedura di evidenza pubblica alla quale possono partecipare tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione Europea, e l'altra invece è la vicinitas, vale a dire quanto è vicina il bene in concessione con un altro Stato membro. Sulla vicinitas anche qui bisognerebbe prendere questi due criteri e unirli. Come posso dire, sarebbe fondamentale che una legge nazionale stabilisca che una concessione ad una determinata distanza, cioè più la distanza è alta da un paese dell'Unione Europea, meno c'è interesse da sfruttare, certo, però deve essere correlato appunto col valore dell'impresa, col valore della concessione. Come si può calcolare il valore della concessione? Già oggi non abbiamo gli strumenti per calcolarlo, ci sono le aree di alta, bassa e media valenza turistica e ogni concessione ha una determinata area, quindi si potrebbe dire ad esempio un'area con bassa rilevanza turistica, si prende come riferimento un'area di 1000 metri quadri, e in quel caso non si è in presenza da oltre 1000 metri quadri, si deve avviare la procedura di evidenza pubblica. E allo stesso modo per le medie valenza turistica una superficie inferiore, per l'alta valenza turistica ancora una volta una superficie ancora inferiore. In questo modo ci può essere una scala di questi criteri vanno a creare una scala che possa fare in modo che tutti i concessionari sappiano prima se la propria concessione andrà a evidenza pubblica, cosa che purtroppo al momento non si può scusare. Penso che purtroppo il tempo a mia disposizione è terminato, quindi lascio la parola al prossimo. Grazie. Salve, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. In realtà siamo tutti uniti in questa battaglia di civiltà giuridica e di certezza per le imprese. Ovviamente mi astengo insomma da commenti di tipo politico, da analisi chi era colpa di prima, chi era colpa di dopo. Quando si è fatta la legge con cui sono state prorogate le concessioni dal 2034, si poteva già lì prevedere un po' tutto quello che poi si è immaginato di prevedere un secondo step, quindi voglio dire, ogni tesi è opinabile. Secondo me questo è il momento di puntare il dito l'uno contro l'altro. Sapevamo della Bolkestein, sapevamo ecco, di una posizione dell'avvocatura dello Stato critica rispetto all'applicazione della Bolkestein, secondo me si doveva andare in quella direzione. Oggi purtroppo questa cosa ci cade addosso e siamo tutti preoccupati. È passato molto l'intervento del collega che mi ha preceduto, perché secondo me ha introdotto un tema, cioè quello della definizione di alcuni parametri, cioè l'interesse transfrontaliero e soprattutto il valore economico dell'azienda, che sono solo i due temi di intervento nella riforma normativa che si va a mettere in campo, che possono dare un dato di tutela e sui quali secondo me troppo velocemente si sta bypassando. Mi pare ovvio che se un parametro, e sono parametri affermati da pronunciamenti giurisdizionali superiori,
è quello della distanza della concessione da uno Stato comunitario, e questo significa già porre, vuol dire, almeno nei criteri, poter porre in salvaguardia Lazio, Campania, Basilicata, insomma, via via scendendo. Il punto, sapete qual è? È che io non so poi come le nostre preoccupazioni vengono calate diciamo nella riforma normativa che si sta mettendo in campo. Sono preoccupato di quello che è il testo che viene fuori, perché poi tutti siamo contro il disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, però poi è stato votato all'unanimità da tutte le forze politiche. Ora queste stesse forze politiche che fanno in Parlamento? Smentiranno quello che il Consiglio dei Ministri, insomma, all'unanimità ha approvato? Io spero di sì. L'importante però è andare, insomma, a toccare i punti salienti di questa vicenda, che per me, e per sintetizzare, appaiono questi. La determinazione, insomma, di un parametro certo per la definizione del valore aziendale, che ancora oggi non riesco a capire, ecco, come viene quantificato. Il valore aziendale, se è quello che tu dichiari nella dichiarazione dei redditi, io credo che avremo, diciamo, seri problemi, insomma, nel centro-sud. A quali anni di riferimento si fa? Da riferimento a quali anni? Negli ultimi 2 anni c'è stata la pandemia, quindi il valore aziendale è quello che viene fuori dal patrimonio aziendale dichiarato, quindi verifico fatture. Beh, quanti lavori sono stati fatti in economia, a nero, sono realtà che esistono dalle nostre parti, quindi attenzione quando andiamo a definire questi aspetti, perché possono essere degli aspetti dirimenti. Un altro criterio è, secondo me, una sorta di prelazione che può essere data al concessionario uscente. Quello sì, ma lì insisterei, se fosse possibile, sulla soggettività giuridica, sulla soggettività del concessionario uscente. Cioè dire, tu, poiché lo hai fatto per 10 anni, hai nei criteri di applicazione della legge della gara, insomma, una preferenza, una prelazione rispetto a quello che per la prima volta si affaccia a questo settore. Ecco, questo potrebbe essere un altro criterio. Se fosse possibile, per esempio, la determinazione del resto, che anche il disegno di legge prevede dei criteri di prelazione, cioè li prevede quando ti dice il reddito esclusivo o comunque il prevalente reddito che viene ricavato dall'attività legata alla concessione balneare è un elemento di prelazione, quindi se viene di principio criteri di prelazione sono possibili, si deve poter valutare anche questo criterio di prelazione. Sulla quantificazione del valore aziendale andrei a metro quadrato, cioè vedrei di trovare qualche parametro che a metro quadrato dà un valore, insomma, vedere se quello può essere un parametro tale, insomma, da creare un dato di sintesi. La quantificazione dei criteri dell'interesse trasfrontaliero, secondo me, può essere un elemento di rimente. Io ritengo che quello può essere un elemento di rimente se c'è un attentellato nella fonte di tutta quanta la necessità della disciplina, quindi della Bolkestein, della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Secondo me è lì che si può fare un ragionamento. Io vorrei poter leggere qualche cosa, mi auguro che i partiti che ci rappresentano a livello nazionale, insomma, su questa materia facciano una sintesi, non si mettono a fare propaganda, perché se si mettono a fare propaganda e puntare il dito uno contro l'altro, state tranquilli che non ne usciamo più. Sarò presente in ogni tipo di iniziativa. Ovviamente le regioni in questa materia, in questa fase, non hanno un ruolo, siamo, insomma, non entriamo nel procedimento legislativo, però stiamo cercando di attivare a tutti i livelli. Ho parlato con la Vitacolo, che fa parte della conferenza Stato Regioni, che è certamente interessatissima, qua siamo tutti quanti coinvolti, soprattutto quelli che provengono da comuni che sono sulla fascia costiera, che sono di Mondragone, quindi il Leonardo Mizio è interessatissimo a questa questione, peraltro un litorale che si sta risollevando in questi anni, devo dire grazie, veramente grazie all'iniziativa privata. Adesso che è il momento in cui il pubblico dovrebbe fare la sua parte, ecco, si assume
vedere una linea di chiusura sarebbe veramente deprimente. Io vi ringrazio, vi sarò vicino nei limiti delle possibilità di dare un contributo in questa battaglia che ci vede tutti uniti. Grazie. Grazie, mi hanno detto di fare un ultimissimo tentativo con il deputato Buratti. Umberto, proviamo, ti sentiamo. Alcune considerazioni. Intanto un saluto a tutti, ho ascoltato alcuni interventi e condivido quello che sia con lei deputati come Sassino, anche alcuni senatori che ho sentito. C'è da fare un lavoro importante in questo momento al Senato. Io credo che noi dobbiamo portare avanti quello che è un'opportunità e di strumenta da tempo, stanno affermando come ad esempio distinguere le concessioni rilasciate prima del 2009, la sentenza del 6 gennaio ce l'ha ascoltato, e quindi operare un po' criminale. E pertanto considerare che tutte le concessioni che sono state rilasciate prima del 2009 e queste di Africa, come si è fatto di ora i tutti gli uffici di mano in Italia, il codice della navigazione. C'è inoltre da precisare che, come qualcuno diceva, l'articolo 2 di concorrenza parlava di mappatura. La mappatura non è che solo di Africa, ma anche di tipologie di concessione, perché come sappiamo sulle spiagge non ci sono solo stabilimenti balneari, sono diverse le tipologie. Bisogna escludere e distinguere le concessioni per scopo abitativo dalla portualità turistica e ancora varie testo di istituto di benzina, 5 dispositivi. Ecco, fare quindi una mappatura non solo geografica. Quella geografica si fa a dire, ma attenzione, se la risorsa di cassa oppure no, a livello nazionale non ci può essere una considerazione per comune o per regione. La direttiva europea e la torre sovranistica applicata a mio modo di vedere considerare se la risorsa è scarsa o no a livello nazionale. Anche tutte queste considerazioni, e tenuto conto che nel famoso documento del PNRR, a pagina 66, chi ce l'ha davanti va a vedere, concorrenza di intervenire sulle questioni del demanio marittimo, ma si parla solo delle concessioni relative all'autostradale, all'idrico, al gas, ma non si parla di questo. Quindi secondo me non abbiamo il tempo per fare un ottimo lavoro nell'interesse pubblico, che è quello di non distruggere le realtà presenti sulle coste italiane e le isole, che anche in alcuni lati non ci sono concessioni che hanno creato le condizioni per un turismo balneare che è uno dei più alti, che è la storia anche del nostro paese. Quindi, ripeto, questo è il lavoro che dobbiamo fare. Io ho timore per calare la linea, quindi non vorrei portarvi via altro tempo. Dobbiamo lavorare con i colleghi senatori. Io penso anche a una eventuale riformulazione che tenga conto di tutto quello che ci siamo detti e immagino avrete affrontato proficuamente in questo bell'incontro. Io non aggiungo altro. Grazie Umberto. Lavoriamo. Grazie. Siamo in
in fase di conclusione, quindi per tirare un po' le somme di quanto detto, io darei la parola prima al presidente di Confimprese Demaniali, Mauro Della Valle, subito in seguito invece al presidente di Confimprese Guido. Volevo far fare un saluto da Leonardo Donno. Leonardo, scusami, che diciamo anche lui in maniera molto pazientosa ci ha seguito, ci segue. Devo dire, anche l'assessore che ha preceduto, io me lo ricordo, che l'ho visto con la nostra maglietta a Roma, perché insomma era tra i balneari, questa cosa ci ha fatto davvero molto piacere. Ma Leonardo Donno è uno, non perché è salentino, non perché è leccese, però anche a lui insomma nel sangue ci sta un po' di acqua salata, perché ovviamente avendo una regione con 300 km di costa, insomma una provincia con 300 km di costa, diciamo la nostra attività è sempre sul mare. Io gli passo la parola così poi passiamo alle conclusioni e lasciamo anche il presidente Guido D'Amico che deve affrontare altre battaglie, perché insomma in Confimprese non ci sono solo i balneari, fortunatamente. Sì, grazie Mauro, buonasera a tutti. Io sarò velocissimo, vi ringrazio per questo incontro, uno dei tanti incontri che ci sono stati in questi mesi, in queste settimane, e diciamo per sgomberare un attimino il campo da dubbi, perplessità che ancora sento, cioè noi siamo assolutamente dalla parte delle imprese, siamo vicini alle imprese e su questo diciamo non c'è dubbio alcuno, e credo che l'intento di tutti diciamo sia quello di tutelare imprenditori onesti che danno lavoro, che fanno impresa da tanti anni e che tengono poi all'ambiente e al territorio che ovviamente hanno in concessione. Detto questo, con il senatore Turco in questi mesi abbiamo fatto veramente, io penso, un grande lavoro, ma non da soli, lo abbiamo fatto insieme a voi, insieme a tutte le associazioni di categoria, insieme a tutte le imprese, agli operatori del settore. Abbiamo fatto incontri fisici nella nostra regione, fuori regione, in tutta Italia, a Roma con il presidente Conte, sempre con tutte le associazioni, e questi incontri sono serviti per, questo grande lavoro è servito per concretizzare poi tutte quelle idee, quelle proposte, giustamente le richieste da parte vostra che sono arrivate, per trasformarle ovviamente in emendamenti, in proposte emendative o comunque in proposte da sottoporre al governo. E una di queste proposte, ricordo, è l'emendamento del senatore Turco presentato alla legge di bilancio, dal quale comunque il governo ha preso spunto. È chiaro che non è stato accolto tutto quello che era all'interno di quell'emendamento, che poi è stato condiviso prima della presentazione con tutte le associazioni di categoria, con tutti i vertici delle associazioni di categoria. Ovviamente non è stato accolto tutto, è stato accolto in parte, ecco perché siamo tutti d'accordo che non va bene così come scritta quella proposta del governo, e quindi il percorso adesso ovviamente ci sarà in commissione, settimana prossima probabilmente inizierà l'esame degli emendamenti, quindi si andrà poi nel concreto, adesso ci sono state le audizioni, io sono alla Camera ovviamente, però seguo da vicino, ovviamente costantemente aggiornato insieme al vicepresidente Turco, però bisogna ricordare comunque questo provvedimento, almeno diciamo per tamponare, era necessario perché rischiavamo 1 miliardo e forse più di infrazione da parte dell'Europa. Per concludere, le proposte sono lì, sono sul tavolo, le abbiamo condivise senza propaganda, senza false promesse, perché mi piace diciamo dire che siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo essere costruttori di soluzioni, non dobbiamo regalare illusioni, non dobbiamo fare propaganda e non dobbiamo sicuramente strumentalizzare voi che poi siete sul campo e ovviamente ne potete risentire di ogni decisione che prende il governo, che prendiamo noi come singoli parlamentari. Quindi la massima disponibilità, e chiudo veramente, a continuare a collaborare insieme a voi e a provare a modificare fino all'ultimo questa proposta del governo. Ci lavoreremo in commissione, ci lavoreranno ovviamente i senatori, ma noi saremo sempre in contatto, aggiorniamoci costantemente. Vi confermo ancora una volta, l'ho sentito poco fa, la massima disponibilità del Movimento 5 Stelle, del presidente Conte, del senatore Turco e di tutti noi, ovviamente lavorando e collaborando insieme a tutti gli altri partiti, perché qui non c'è una bandierina da sventolare, c'è assolutamente una soluzione da trovare per tutelare le imprese, per tutelare lo Stato, per tutelare i cittadini e far sì che questo vostro mondo, questo nostro mondo balneare vada avanti, e quindi
in bocca al lupo a tutti noi e buon lavoro a tutti noi. Grazie, grazie. A voi. Allora, niente, io sono Mauro Della Valle, grazie ad Antonio Cecoro, diciamo, abbiamo costituito questa Confimprese dei Maniali che ha visto da parte del presidente Guido D'Amico, che continuerò sempre a ringraziarlo sulla sua disponibilità, dopo che per tanti anni, voi sapete, la carriera di Antonio, che è stata ugualissima alla mia, perché abbiamo fatto tutto insieme nel bene e nel male, e siamo contenti però che oggi molti di quegli iscritti, degli emendamenti che sono da parte di tutti i gruppi politici, sono anche usciti da un lavoro che abbiamo fatto grazie ai nostri consulenti, grazie all'avvocato Marotti, grazie all'avvocato Roma, ma anche grazie a 20 anni di esperienza, cioè i nostri piedi sono quelli con l'infradito come i vostri, cioè sono quelli che stanno sulle spiagge dalla mattina alla sera. Ecco, io ho sentito definirci lobby, ho sentito di definirci in tutte le maniere, quando un quarto d'ora prima del Consiglio dei Ministri nessuno conosceva il testo che ovviamente il Consiglio stava discutendo, quale lobby non l'avrebbe saputo magari qualche mese prima. Ecco, noi mi ritengo di essere uno di quei lavoratori, presidenti lavoratori, che come tutti voi, come tutti noi, davvero ci hanno messo il sudore e ce lo continuano a mettere, anche dei nostri familiari e dei nostri figli. Ma questo non vuol dire che la nostra azienda deve essere in maniera così automatica, come finora ce l'hanno permesso le leggi, perché non abbiamo assolutissimamente voluto estorcere niente mai a nessuno. È chiaro che oggi è arrivato il momento di mettersi in competizione, il momento in cui mettersi in evidenza, ma non in evidenza pubblica, in evidenza su quella che è la storia del Made in Italy, la storia dei balneari. E oggi la guerra sta dando una fortissima dimostrazione. Nel giro di una settimana si parlava già di crisi del grano, su un'Italia, su una nazione che ne ha fatto dell'agricoltura ovviamente il suo cavallo di battaglia, non si sa perché c'era dopo una settimana già il problema del grano. E questa problematica io la vedo se continueremo a dare ascolto a coloro che dicono che le spiagge davvero devono essere di tutte. Io ritengo che la spiaggia sia il confine di una nazione, sia il confine dell'Italia, e come qualcuno ha detto, dobbiamo anche cercare di prevenire quello che può essere successo in agricoltura. Io sono un salentino, sono un pugliese, ma sono più salentino che pugliese. Ecco, nelle nostre campagne, ma credo che anche nelle vostre qui, non c'è più manodopera italiana. Nelle nostre campagne purtroppo ci stanno quegli sventurati di extracomunitari che per portare avanti qualcosa, ma che sono proporzionati al costo del prodotto, della vendita, ovviamente sono presenti nelle nostre campagne. E così vedo il futuro delle spiagge italiane, perché non si potrà assolutamente mantenere i costi che noi riusciamo a mantenere con gli sforzi dei nostri figli, con noi stessi che apriamo e chiudiamo ombrelloni. Io più di qualche volta passo dalla griglia a fare il custode, a fare con il brevetto di salvataggio il bagnino. Cioè, noi siamo molti ruolo, cose che qualcuno magari da un ufficio, da un bancario, oppure da qualche parte di qualche organizzazione di forze di polizia ci vedono come le lobby. Assolutissimamente no, io come voi sono convinto che lavoriamo almeno 10-11 mesi all'anno, perché non si apre uno stabilimento balneare con una sala cinesca, con un tabacchino. Lo stabilimento balneare sappiamo noi che cosa vuol dire tenerlo quantomeno con la stessa maniera in cui lo Stato ce l'ha dato. Io sono sicurissimo, sono molto fiducioso sulla chiusura a nostro favore di questo emendamento, perché come non mai oggi nel governo non c'è opposizione, non c'è una forza politica che è contraria all'altra. Alla fine sono convinto che troveremo un'azione mediana. Io sinceramente, quando alcuni di voi, ne approfitto perché c'è l'onorevole Donno, quando alcuni di voi, dopo aver sentito alcuni referenti anche dei 5 Stelle al Parlamento, dove ovviamente no, l'onorevole Battelli, inutile che ci nascondiamo, però quando io poi faccio la telefonata all'onorevole Donno, lo sento col senatore Turco e dice sì, però Mauro, lascia stare, quella è un'altra storia dei 5 Stelle, ci devo credere, perché con Mario Turco effettivamente, oltretutto professore anche di economia a Lecce, all'Unisalento, devo ritenere che si sta anche con loro con la strada giusta. Allora oggi non vedo il nemico dei balneari da parte della politica. Allora, siccome non c'è il nemico dei balneari, e io non penso alle elezioni, non penso a quello che sarà dopo, io oggi vorrei portare a casa il miglior risultato per le imprese. Oggi dobbiamo fare in modo che non ci sia qualcuno che ci bussi sempre alla porta, che ci dica che ci siano delle norme imprecise, fatte male, sulla questione per esempio
dei rifacimenti, quanti problemi avete avuto come noi in Puglia, anche qui in Campania, sulla questione anche del mantenimento delle strutture, facile rimozione, difficile rimozione, quanti problemi stiamo avendo. E poi la problematica delle sovrintendenze, anche qui il governo si deve dare una risposta su questo potere che hanno dato ai signori, che soltanto col Consiglio dei Ministri si può intervenire. È impossibile, se parliamo di paesaggio e se noi oggi siamo riconosciuti dei fiduciari dello Stato, perché dei concessionari demaniali sono tali, noi vogliamo che questa fiducia sia portata fino alla fine. Questa fiducia vuol dire chiudere per quella che è l'identità italiana, il miglior prodotto per le imprese balneari italiane, ma io dico per le famiglie delle imprese balneari italiane. Grazie. Prego, Guido. Mi scusi, Guido D'Amico, mi ha comunicato Antonio che c'è un brevissimo saluto di Vincenzo Marrazzo, coordinatore regionale di distretti turistici, e poi affidiamo le conclusioni al Presidente D'Amico. Io vi ringrazio per l'invito innanzitutto. Condividiamo, come dire, la volontà di difendere le imprese, le famiglie che stanno nel mondo del balneare. Per la verità lo condividiamo con un'ottica di partenariato pubblico-privato, questo nei distretti turistici in Campania. Mi fa piacere ho sentito l'onorevole del Salento, che noi abbiamo collaborato con la prefettura, insomma, quando abbiamo fatto i distretti con l'assessore Capone, insomma, a sua tempo, però lì hanno avuto un'impostazione un po' dissimile dalla nostra e credo che stentino, proprio perché è partito tutto dall'ente pubblico, dalle prefetture, quindi andrebbero rimessi in campo. Perché io vi parlo dei distretti, è chiaro, perché i distretti nacquero con la legge del ministro Brahe subito dopo la Bolkestein, con il chiaro intento di attivare in partenariato pubblico-privato un criterio che è quello della sussidiarietà orizzontale, dove il mondo dell'impresa, dialogando con gli enti locali, fa l'interesse comune del territorio e quindi della gente, quindi l'interesse dell'impresa, l'interesse dell'ente locale, l'interesse della collettività che soffrisce del servizio. Questa è una cosa che noi abbiamo iniziato ad attivare in Campania, perché abbiamo una legge speciale, una legge regionale, che dice che noi facciamo i progetti pilota per la gestione delle aree, delle infrastrutture, formazione e via discorrendo, e proprio con CECO e con gli altri amici abbiamo iniziato a fare questa riflessione, devo dire un attimino distanti dal mondo delle associazioni, per chiaro ruolo del distretto che è quello della cerniera di partenariato. Però vi dico che quella che può essere definita una barriera all'ingresso, quello che poi tutti quanti cercano di mettere per difendere il concessionario uscente, con il partenariato pubblico privato viene automatico. Questo dico ai parlamentari, dico a tutti i professionisti che stanno ragionando in questo tema, perché ai sensi del 183 con un progetto pilota, perché tu parti dal concessionario uscente, perché questa è la premessa, noi da chi partiamo? Dal concessionario uscente. Però il progetto del comune di Vietri parte rispetto ai concessionari che in questo momento sono gli unici interlocutori del distretto. Concessionari che hanno un primo punto a loro favore, sono concessionari fino a prova contraria, fino al 31/12/2023. Quindi noi che faremo questo progetto per partire proprio da Vietri, diciamo, questi sono gli imprenditori, tutti i concerti, qualunque associazione siano, propongono un'iniziativa di partenariato pubblico-privato che dà un valore in più al territorio, perché fa tante cose che voi già fate, o magari il sistema del marciapiede, ti fa la smart cost, che è una delle iniziative che portiamo avanti, e quindi è pubblico utilità. Con il 183, che viene recepito dopo il progetto pilota, si diventa promotori. Beh, quella è la barriera all'ingresso. Quella è la barriera all'ingresso vera, vera, al di là di tutto, perché la norma già c'è, non dobbiamo chiedere nessuna norma a nessuno. Poi mi permetto di suggerire, visto che c'è questo sforzo, questo tentativo, che comunque cozza per gerarchia delle fonti rispetto a una norma europea, che difficilmente sarà modificata, perché quella norma vale per tutti i settori. Quindi è difficile che per un settore si possa prevedere qualcosa di diverso, perché la libera concorrenza è libera concorrenza. In Italia è libera concorrenza, non solo in Europa, insomma. Già c'è per tutti gli altri settori, basta vedere il settore dell'energia, la distribuzione del metano, qualunque cosa va a concessione, va per procedure di gara. La barriera all'ingresso potrebbe essere un criterio adottato nel sistema di distribuzione del metano, dell'acqua, e quello del combinato disposto, il VIR e la RAB. Insomma, quello che giustamente è saluto e chiudo subito, ma così per suggerimento, il valore dell'investimento è dato dal bilancio, potrebbe non essere effettivamente rinvenibile dai bilanci, beh, però c'è il valore del rimborso che è dato tecnicamente dal quanto vale quell'investimento,
Il combinato disposto di questi due indici potrebbe essere appunto quel valore dato di partenza al processo innocente che potrebbe metterlo in, diciamo così, in una posizione di vantaggio, perché se non ha ammortizzato tutti gli investimenti fatti, però perlomeno si capisce qual è l'investimento che ha realizzato, perché si semplicemente si va a contabilizzare. Scusatemi, grazie per l'attenzione. Presidente D'Amico, lei le conclusioni. Sarò molto breve, perché tra poco ci vessiamo qua dentro. Sì. Insomma, se le possibilità che usciamo bolliti. Per cui un ringraziamento e complimenti veramente sentiti agli amici della Valle Cegoro e a tutta l'organizzazione, perché in pochissimo tempo Asso Demaniali è diventato un punto di riferimento importante all'interno del sistema della rappresentanza dei balneari, non solo di tutte le aree demaniali, ed è diventato un punto di riferimento importante anche all'interno di Confimpresa Italia. Colgo l'occasione anche per salutare la nostra segretaria generale, Antonella Coppo, c'è l'amico Piero Monaco di Caserta, il nostro tesoriere Pacitti, per cui insomma c'è anche una rappresentanza confederale che è qui a testimoniare l'importanza che noi diamo come sistema a una federazione nata da poco, ma che sta già dimostrando di avere le idee chiare e di dire le cose per come si deve. Ho apprezzato tutti gli interventi e chiaramente è una battaglia che è solo all'inizio. La battaglia fa parte di un contesto anche più grande. Io non mi sento di fare un intervento tecnico, però alcune cose a livello generale le voglio sottolineare, perché in Italia il 96,6% delle aziende iscritte in Camera di Commercio e titolari di partita IVA sono microimprese, cioè sono imprese con meno di 10 dipendenti, il 96,6%. Di questo 96,6%, oltre il 50% sono imprese familiari, per cui stiamo parlando di un segmento importante in un macro settore non importante, basilare, fondamentale della nostra economia. Voi sapete poi all'interno di questo settore delle microimprese quanto e cosa rappresenta il turismo. Il turismo è un importante segno del nostro PIL ed è un importantissimo segno della nostra economia. È anche il settore che è stato più colpito dagli eventi ultimi, cioè il turismo è stato colpito pesantissimamente dal Covid e molto pesantemente dalla guerra in Ucraina, perché ci ha tolto, anch'io nel mio piccolo sono operatore turistico, ci ha tolto un incoming molto importante che non è solo quello russo, ma è quello di un'area geografica che non si muove più verso l'Italia e comunque sta portando una fortissima contrazione dell'incanto, perché la gente ha paura. Per cui in tutto questo momento di fortissima tensione, non la voglio chiamare crisi per non essere disfattista, ma se guardiamo i numeri dell'inflazione di ieri, siamo in uno stato di crisi accertata. In tutto questo chiaramente si arranca, perché tutto quello che è stato fatto fino ad oggi per le imprese è assolutamente insufficiente. Pensate al settore turismo e pensate al credito d'imposta, vorrei dire quale credito di quale imposta, perché sarà un problema fondamentale con le imposte. E un'altra questione assolutamente limitativa rispetto a quelle che sono le cose che ci si aspetta da un governo è il fondo perduto dato per gli investimenti. E anche qui dico, caro onorevole, per quali investimenti? In questo momento il problema delle microimprese italiane nel settore turistico non è quello di investire 100 nel fotovoltaico per poi averne 50, perché non hai 50 da investire o hai 100 da investire. In questo momento il problema delle imprese, del settore turistico, ma non solo, ma soprattutto del settore turistico, perché è quello più penalizzato,
è pagare le bollette, è pagare i fornitori, è pagare i dipendenti, è pagare, vorrei dire, anche se ci sono gli strumenti in questo senso che il governo ha messo in campo, quindi la cassa integrazione e quant'altro, ma è pagare i contributi per i dipendenti. Allora, se le imprese non hanno i soldi per pagare la luce, cosa vuole che investano? Cosa possono investire? E questo 50%, 60% che viene dato a fondo perduto a fronte di investimenti che non si possono fare, a cosa ci serve? Assolutamente a nulla. È una misura sbagliata, perché è una misura ordinaria in tempi straordinari. Quando dicevamo che la nostra, ne parlavamo a proposito del Covid, la nostra in questo momento è un'economia di guerra, ce la siamo un po' cercata, perché non lo era ai tempi del Covid, ma lo è diventata un'economia di guerra. E allora in un momento in cui c'è un'economia di guerra, gli investimenti non possono essere tali, deve essere un contributo che va dato alle aziende, deve essere un contributo di sostentamento, perché se no ci ritroveremo tra un paio di mesi con le aziende che non vanno avanti, con il caro bollette che massacrerà tutte le aziende energivore, e non ci parlate di come dire, dilazioni, perché che dilazione è una dilazione al massimo di 3 mesi? È un posticipare una fine annunciata di 3 mesi, perché poi il terzo mese arriva, e se non arriva il primo terzo mese arriva il secondo, dopo il sesto mese. Per cui tutti questi sono tutti pannicelli grandi. Allora, questo governo deve risolvere una serie di problematiche importantissime, basilari per la crescita di questo paese. E quando si parla di crescita, io prima parlerei di mantenere in vita questo paese, perché se non stiamo attenti l'economia di questo paese si va a fare strabenedire. E non possiamo parlare di una crescita che non c'è più, perché non ci saranno più le aziende. Ultima cosa, non vi annoio, questo delle aree demaniali, dei balneari, è anche una battaglia di civiltà. Perché vi dico che è una battaglia di civiltà? Perché noi crediamo che gli asset importanti di questo paese siano alcuni e non altri. Che voglio dire? Qualcuno ha parlato di Golden Share in questo senso, no? Fare Rivamonti. Però che voglio dire? Noi diciamo che una questione fondamentale per la sicurezza del nostro paese è l'energia, no? Per cui non dobbiamo impedire che l'energia e il controllo dell'energia italiana finisca in mani straniere, giusto? Però io dico anche che il controllo delle coste italiane e il controllo di quello che è un paese che per 3/4 è di acqua è altrettanto strategico dell'energia. E poi, è veramente concludo, e poi noi siamo un paese di micro, piccole e medie imprese. L'economia di questo paese, il piano Marshall è stato fatto sulle micro, piccole e medie imprese. Non possiamo e non dobbiamo fare in modo che in questo paese l'economia delle multinazionali, con sede magari in paradisi fiscali o in zone dove non si pagano tasse, possa appropriarsi di quello che è un sistema storicamente nostro, che appartiene alla nostra imprenditoria e alle famiglie che hanno fatto grande questo paese. Grazie a tutti. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione, vi ringrazio tutti per l'attenzione e alla prossima occasione.